Buonasera a tutti. Allora, stasera iniziamo la prima lezione del corso Second Life primo livello. Questa è la terza edizione del corso, quindi quest'anno faremo qualcosa di più, in modo più approfondito e anche con delle novità, perché abbiamo il viewer nuovo con tantissime novità e tantissime altre possibilità oltre. Anche di nuovi strumenti del web 2.0 da sperimentare, oltre a Sludol che utilizzeremo per tutto il corso. Cos'è Sludol? Sludol è un oggetto, software, contemporaneamente oggetto e software, di collegamento tra Second Life e Moodle. Il corso si svolgerà naturalmente in Moodle per quanto riguarda la parte formale, però avremo incontri in Second Life. Sincroni una volta alla settimana per 7 settimane, quindi 7 incontri. La parte formale è naturalmente in Moodle, quindi dovete seguire il corso in Moodle. I moduli sono organizzati secondo un programma ben preciso. Trovate il programma nella prima area, diciamo, l'area generale del corso Moodle. E trovate anche lì la griglia di valutazione. Avremo un primo modulo di familiarizzazione per quanto riguarda sia Moodle che Second Life. Imparerete a muovervi, imparerete a utilizzare il testo, la chat scritta, quindi il testo, e a costruire poi oggetti e anche animarli in Second Life. Tutto quello che vedete intorno a voi, dico per i nuovi avatar, perché quelli già anziani che già conoscono, già sanno questo, tutto quello che vedete intorno a voi è costruito da piccoli oggetti detti primitive, quindi prim in breve, che poi sono cambiati, colorati, deformati, secondo quello che noi vogliamo. E quindi possiamo ricreare tutto l'ambiente di apprendimento. Che voglia, un ambiente qualsiasi di apprendimento che vogliamo all'interno di Second Life. Questo ambiente che vedete l'ho costruito io, per esempio. Ok, allora stavo dicendo che tutto quello che vedete intorno a voi è ricostruito con questi piccoli oggetti primitive. Quindi poi seguiremo il corso con strumenti didattici e imparerete come obiettivo finale, quindi imparerete a svolgere una lezione in Second Life utilizzando strumenti didattici in Second Life. Alla fine faremo un'esposizione dei vostri lavori con una esposizione finale in cui ognuno di voi mostrerà al resto del gruppo quello che ha imparato. Quindi la parte finale sarà la parte più divertente. Sarà un corso in cui ogni lezione in Second Life sarà in parte teorica, una parte un po' molto breve teorica, e poi una grande parte teorico-pratica. Quindi voi dovrete lavorare qui. L'ambiente di Second Life è un ambiente costruttivista, quindi qui si impara fa facendo, learning by doing, tutti siete abituati a questo, no? Quindi imparerete, non solo in modo formale, perché faremo questi incontri e quindi c'è appunto il corso e così via, ma imparerete anche in modo non formale, cioè andando per esempio in giro, parlando con altri utenti che vengono chiamati residenti in Second Life. E quindi imparerete incontrando e quindi condividendo esperienze con altri. Concluderemo in questi 7 incontri e speriamo di arrivare all'obiettivo finale, cioè che ognuno di voi sappia utilizzare didatticamente Second Life. Vediamo un pochino la valutazione velocemente. La valutazione la trovate sempre alla fine del programma, pubblicata nell'area generale del corso Moodle. E dovete sicuramente fare il 60% dei compiti e avere almeno un 60% del punteggio massimo, quindi non solo farli, ma anche farli in modo sufficiente, e poi venire qui in Second Life almeno per il 70% degli incontri. Quindi su 7 incontri, almeno 5 incontri ci dovete essere. Ho dato molta importanza agli incontri in Second Life perché il corso è su Second Life, quindi ci dovete essere. Dobbiamo fare esercitazione insieme e dovete imparare, perché è il modo migliore.
Anzi, non dovete entrare solo quando ci sono io e quindi questi incontri qua, ma dovete entrare anche le altre sere quando non ci sono io. Naturalmente io ci sarò, sarò in Skype, sarò presente se avete bisogno. Mi conosce già negli altri corsi, sa che io sono molto presente durante i corsi, quindi sarò un po' come un angelo custode in questi 7 incontri, questi sette, diciamo, queste 7 settimane. Mi troverete sempre disponibile per qualsiasi difficoltà, perché l'obiettivo finale è che alla fine ognuno di voi diventa anche un momento di diffusione di conoscenza per altre persone. La prima cosa che vi chiedo di fare, quindi stasera inizieremo già da questo, è il crearvi il profilo bene, quindi presentarvi anche in Moodle e per bene, in modo che ognuno conosca l'altro con cui dovrete lavorare. E questo non è un corso individuale, lo dovete considerare un corso di gruppo, quindi lavorerete in gruppo. Io ho già preparato i gruppi per voi, ho preparato intorno a voi, vedete, delle aree di lavoro, degli piccoli spazi bianchi con dei cubi. Avrete poi anche una piccola divisa di lavoro, poi vi dirò cosa, farete tanti esercizi, ma in particolare il lavoro sarà un lavoro ludico, quindi non è un lavoro, ecco, chiamiamolo un gioco, perché siamo all'interno di un gioco, no? E in particolare Second Life nasce come gioco. Poi dovete lavorare sul vostro profilo in Second Life, perché ognuno di voi ha creato l'avatar, ma non ha creato il profilo dell'avatar. Dovete descrivere voi stessi nel profilo dell'avatar, vi spiegherò come. Dovrete mettervi una foto e così via. Come sono strutturati i moduli in Moodle? Allora, ci sono moltissimi materiali. Nella prima parte del corso, molti materiali, molti. Nella seconda parte del corso un po' di meno. Quindi vi chiedo di guardarli, sono molti video e ci sono anche dei PDF da leggere inizialmente per immergervi un po' nell'atmosfera di Second Life. Vi serve a questo. Poi ci sono per ogni modulo il forum e poi un compito. Non sono tante le attività da fare, quindi un compito, il forum che vengono entrambi valutati. Poi nell'area generale avete il glossario con i termini di Second Life da definire. E utilizzeremo poi questi famosi oggetti Sludol. Che sono gli oggetti Sludol? Avete visto la chat? La chat collega la chat qui di Second Life con quella di Moodle. E quindi in contemporanea facciamo la chat in Second Life, però sarà letta anche in Moodle. Invece, gli altri oggetti sono di registrazione, questo lo faremo stasera, dell'avatar in Moodle e di consegne anche di compiti, per esempio. Potete fare, per esempio, un compito qui e consegnarlo qui e verrà registrato in Moodle. Oppure potete, fare qui attività come i quiz. Ci sono delle sedioline su cui vi potete sedere e svolgere qui all'interno di Second Life un quiz e viene registrato anche questo in Moodle. Quindi imparerete anche questo e lo potete fare con i vostri alunni. Per quanto riguarda gli alunni, faccio una piccola parentesi, fino a 16 anni si può entrare. Al di sotto di 16 anni qui in Second Life è proibito. Ciò non toglie che voi non potete utilizzare il vostro avatar per far vedere degli ambienti, delle cose che avete creato per loro, i percorsi didattici all'interno di Second Life col vostro avatar, oppure riprendete quello che volete far vedere e lo fate vedere come un video. Questa è un'altra soluzione. Oppure, poiché io sto svolgendo il corso in Second Life, questo corso però non è riferito solo a Second Life, ma anche ad altri ambienti 3D, per esempio OpenSim. Qui OpenSim è identica a Second Life, però è un ambiente open source. Quindi in quello che imparerete potete anche utilizzarlo in un ambiente come OpenSim. Quindi non vi spaventate se avete bambini delle elementari, perché potrete utilizzare anche in quest'altro modo. A questo punto iniziamo, faccio una breve sintesi di quello che faremo stasera, mi fermo. Stasera parleremo dei 4 menu principali in alto a sinistra di Second Life. Second Life ha
dovete guardare tre punti fondamentali sono che dovete guardare l'interfaccia di Second Life: la barra in alto, la barra inferiore e la barra destra laterale. In alto, nella barra superiore, trovate in italiano, quindi ognuno se ha l'inglese lo potete appunto tradurre in inglese, io, comunica, mondo, costruisci, aiuto, avanzate e sviluppo. Alcuni non hanno né avanzate né sviluppo, perché quelli sono dei menu aggiuntivi che vi insegnerò poi a far comparire all'interno del visualizzatore. La parte più importante sono i primi quattro menu. E quindi stasera lavoreremo sui primi quattro menu. Vi saluto per questa prima pillola del primo incontro del corso Second Life primo livello.